Tra le voci del dissenso cattolico si leva quella di Giovanni Franzoni, abate benedettino dell'abbazia romana di San Paolo fuori le mura, un ruolo che per Don Franzoni comporta la partecipazione al Concilio Vaticano II, che ha aperto i suoi lavori nel 1962, nel segno del rinnovamento della Chiesa. A soli 35 anni, Don Franzoni è il più giovane padre conciliare italiano. Proprio la partecipazione al Concilio spinge Don Franzoni verso posizioni radicali, sempre contro le ingiustizie e le disuguaglianze sociali e, contro ogni indicazione della Chiesa, si schiera dalla parte del divorzio. Don Franzoni viene via via etichettato come l'abate rosso o l'abate ribelle proprio per il suo cristianesimo radicale, sempre e senza indugi a favore degli ultimi. In realtà Don Franzoni si autodefinisce più semplicemente un cattolico marginale. Il suo dissenso a tutto tondo con le gerarchie ecclesiastiche lo porterà ad una rottura insanabile con la Chiesa post-conciliare. Varna, la perla del Mar Nero. È in questa città che nel 1928, da genitori italiani trasferitisi in Bulgaria per lavoro, nasce Mario Franzoni. La famiglia fa presto ritorno a Firenze e suo padre muore di tubercolosi quando Mario ha appena 6 anni. Nonostante la guerra e le forti difficoltà economiche, il giovane può frequentare il liceo. In quegli anni milita nell'Azione Cattolica ed è colpito dalla figura di Giorgio La Pira, il futuro sindaco santo di Firenze. A 19 anni la decisione. Vuole entrare in seminario. La madre dapprima disapprova, poi accetta. Mario a Roma frequenta il collegio benedettino di Sant'Anselmo in Aventino, studia filosofia e teologia e resta affascinato dalla spiritualità austera e autentica di quell'ordine, espressa anche nello splendore del canto gregoriano. Così, nel 1950, comincia il noviziato presso l'abbazia di San Paolo. 5 anni dopo prende i voti solenni. Diventa monaco benedettino con il nome di Giovanni Battista come il patrono della sua città. L'anno seguente viene nominato rettore del collegio di Farfa nel Reatino. L'incarico implicito è in realtà quello di provvedere a chiuderlo, poiché di difficile gestione. Ma Don Giovanni non si rassegna. Si dà da fare, riesce a rivitalizzarlo e vi rimane a insegnare per oltre 7 anni. Nel 1964 la svolta. I monaci lo nominano abate dell'abbazia di San Paolo fuori le mura a Roma. A conferirgli la solenne benedizione in basilica arriva Paolo VI, che come gesto di particolare benevolenza gli dona un anello d'oro fatto fare apposta per lui. Il nuovo ruolo comporta la partecipazione al Concilio Vaticano II, che ha iniziato i suoi lavori nel 1962 sotto il segno del rinnovamento della Chiesa. Don Franzoni partecipa così alla terza e quarta sessione. A soli 35 anni è il più giovane tra i padri conciliari italiani. Ricorderà poi nella sua autobiografia: ecco che mi rivedo a San Pietro, il 15 settembre 1964. È uno spettacolo affascinante e insieme conturbante vedere 2300 vescovi della Chiesa nel mondo tutti insieme ogni mattina. È stata un'esperienza determinante per il seguito della mia vita. Papa celebrò il pontificale, fece anche l'omelia, parlò e praticamente a noi sembrava quasi che tutto fosse finito così, e a un certo momento chiese una sala per riunirsi e stette circa una mezz'ora con i cardinali dentro una sala dell'appartamento abbaziale, e quando uscì, ecco, avemmo questo fatto nuovo, per noi veramente sconvolgente, anche se allora non si poteva forse misurare tutta la portata. E il Papa disse in modo confidenziale, ecco, adesso vi dirò un segreto che è il segreto di Pulcinella, perché lui usò proprio questa espressione, per dire la sua bonarietà,
perché fra poco lo sapranno tutti i giornali, ma voi avete una sorta di diritto di essere i primi a saperlo. Io oggi con i cardinali ho parlato e ho annunciato tre fatti nuovi molto importanti per la Chiesa e per il futuro della Chiesa. Si tratta della riforma del codice di diritto canonico, si tratta dell'indizione di un sinodo per la diocesi romana e si tratta infine di un concilio ecumenico per la Chiesa universale. Il Vaticano II ha portato un rinnovamento e conferito un ruolo maggiore ai laici. Ma ciò incoraggia in molti cattolici, specie giovani, ulteriori istanze di cambiamento. In alcune città nascono così le prime comunità cristiane di base, assemblee che promuovono un rinnovamento dal basso, richiamandosi alla Chiesa delle origini. Sono gli anni della contestazione e Don Franzoni, stando a contatto con i giovani, percepisce i cambiamenti e i nuovi bisogni della società. Dà vita così alla comunità di base di San Paolo, dove coinvolge i giovani cattolici della periferia romana nella preghiera comune, nella scelta dei temi delle sue omelie e nel volontariato. All'inizio degli anni 70 Franzoni compie una serie di azioni eclatanti. Digiuna contro la guerra in Vietnam, dice messa in una fabbrica occupata, ospita malati psichiatrici facendoli uscire dai manicomi, contesta l'insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica. Mentre la sua azione si radicalizza, cominciano a farsi sentire le voci contro di lui. Franzoni Giuda, Franzoni Arrogo, picchiatori legati al movimento sociale interrompono la messa, spaccano le chitarre in testa agli scout che accompagnano la liturgia in modo nuovo. Poi entra in gioco la gerarchia ecclesiastica. Quando Franzoni critica i licenziamenti indiscriminati avvenuti nella Pontificia Opera di Assistenza, il Vaticano gli fa sapere di non gradire intrusioni. Colpo durissimo! Nel 1973, durante la messa nella Basilica di San Paolo, un ragazzo della sua comunità di base recita una preghiera che tira in ballo lo IOR, l'Istituto Vaticano già allora oggetto di forti critiche per speculazioni finanziarie spregiudicate. Franzoni viene convocato d'urgenza. Gli si impone di censurare le preghiere dei fedeli. Lui rifiuta. Preferisce di mettersi da abate, non prima però di avere pubblicato la sua ultima lettera pastorale, La terra è di Dio, in cui denuncia le speculazioni edilizie del Vaticano a Roma. E il solco tra lui e i vertici della Chiesa si approfondisce. Tra gli intellettuali, Pasolini lo sostiene e scrive: non c'è sua predica che non arrivi implicitamente ad attaccare il potere. Montanelli invece lo chiama l'abate che piange con un occhio solo, perché digiuna per il Vietnam, ma non per i crimini del comunismo. Il 1974 è l'anno del referendum sul divorzio. La Chiesa si schiera contro. Franzoni invece difende pubblicamente la libertà di voto dei cattolici. Arriva così la sospensione ad divinis, ossia il divieto di celebrare messa, a cui fa seguito l'espulsione dall'ordine dei benedettini. Passano altri due anni. Si avvicinano le elezioni politiche del 76, con il Partito Comunista in grande crescita. Franzoni dichiara apertamente che, pur non aderendo al marxismo, voterà PC. Proprio il giorno delle elezioni gli arriva una lettera dal Vaticano indirizzata spregiativamente alla sedicente comunità cattolica di base. O ritratterà pubblicamente o verrà ridotto allo stato laicale. Franzoni non ritratta e così arriva il decreto. La Chiesa ha dunque ridotto allo stato laicale Don Giovanni Franzoni, l'ex abate di San Paolo fuori le mura in Roma. Per lui è un colpo durissimo. Aspetta un mese, poi risponde al Vaticano con una lettera che si conclude così. Quando nella Chiesa potremmo starci tutti, dichiarando ad alta voce le nostre scelte politiche, allora sarà festa grande. Lotta, lotta,
Quando nel 1976 viene ridotto allo stato laicale, Franzoni non ha ancora compiuto 48 anni. Così lavora per la rivista Confronti, da lui fondata già nel 73, e impegnata nel dialogo ecumenico ed interreligioso. Negli anni 80 si occupa del recupero dei tossicodipendenti in carcere e intensifica l'attivismo per la pace e il terzo mondo, interessandosi in particolare del Medio Oriente e dell'America Centrale. Nel 1988 conosce Yukiko Ueno, una giornalista ed educatrice giapponese impegnata nel sostegno ai sordomuti. Tra i due, che condividono gli interessi intellettuali e l'impegno per gli ultimi, inizia una relazione coronata da un matrimonio civile celebrato nel 1991 a Tokyo. Politicamente, Franzoni resta sulle posizioni che lo avevano portato a perdere l'abito talare. Nel 1988 prende addirittura la tessera del PC e poi quella dei Verdi. Ora le sue scelte fanno meno clamore, ma lui continua ad andare controcorrente. Dopo la morte di Papa Wojtyla, testimonia contro la sua repentina beatificazione, ritenendo negativo il bilancio del suo pontificato. Nel 2006 cede l'anello pontificale donatogli nel 64 da Paolo VI per finanziare la costruzione di un ospedale a Gaza. Di Papa Montini, che pure aveva avallato tutte le sanzioni inflittegli, Franzoni continua ad avere un'opinione positiva, definendolo il Papa più progressista del Novecento. Negli ultimi anni si ritira con la moglie Yukiko a Canneto, un paesino vicino a Farfa, sede dell'abbazia benedettina e del collegio dove aveva operato. Nel 2012, quando la Chiesa celebra i 50 anni dal Concilio, il nome di Franzoni viene omesso dall'elenco dei padri conciliari ancora in vita. Il gelo continua. Franzoni pubblica le sue memorie, redatte con fatica, essendo ormai quasi cieco. Sino all'ultimo continua a sperare in una riabilitazione. Spesso ripete: la mia vita mi sembra paradossale perché mi trovo colpito per l'amore con cui ho cercato di vivere la Chiesa del Concilio. Muore il 13 luglio 2017. I funerali si svolgono nel locale della comunità di base di San Paolo tra quei ragazzi, ormai divenuti adulti, che egli vi aveva saputo radunare. Basilica, avevo dato la possibilità di partecipare alla preghiera, che si chiama preghiera dei fedeli, appunto. Ecco, siccome in questa preghiera dei fedeli poi capitò che qualcuno criticò la Banca del Vaticano, lo IOL, per una speculazione finanziaria scandalosa, fui chiamato in Vaticano e mi chiesero di censurare, cioè di controllare le preghiere. Ma disse: ma come, sono preghiere spontanee, come le faccio a controllare? No, deve controllare. Abbiamo discusso con la gente, abbiamo concluso che non turare la bocca, insomma, ai fedeli sarebbe stato la negazione di noi stessi, e quindi accettai in quel momento di: se devo fare questo, preferisco stabilire la data delle dimissioni. Anch'io, come Camilleri, non ho più molto da chiedere alla vita e qualche cosa forse da dare. Non entrerò sul merito di questa legge beffa sul testamento biologico, perché già ci sono entrati altri, e altri ancora meglio approfondiranno le contraddizioni di questa legge liberticida. Invece vorrei lasciarvi in eredità una mezza pagina di Tommaso Moro, scritta e pubblicata da Erasmo da Rotterdam a Luvagno nel 1516, quando fra qualche anno ricorderete il centenario di questa pagina. Io non penso di esserci. Voi potrete cercare di elaborare, di digerire, di assimilare e in parte di rifiutare quanto Tommaso Moro dice, e che la Chiesa in un qualche modo ha accettato, tant'è vero che Tommaso Moro, forse senza sospettarlo, è diventato santo e poi dopo Pio XI addirittura patrono dei politici cattolici. Quindi
è veramente un sasso da digerire. Tommaso Moro scrive nell'Utopia, lui usa questo Erasmo, lo chiama un gioco, esce fuori dalla situazione sociale e politica del suo tempo e immagina un'isola fortunata con degli abitanti civili e tolleranti. E a un certo punto parla della malattia. I malati li curano con grande... gli utopiani è il soggetto. I malati li curano con grande affetto e non lasciano proprio nulla che li renda alla buona salute, regolando le medicine e il vitto. Anzi, alleviano gli incurabili con l'assisterli, con la conversazione e porgendo loro infine ogni sollievo possibile. Se poi il male non solo è inguaribile, ma dà al paziente di continuo sofferenze atroci, allora sacerdoti e magistrati, visto che è inetto a qualsiasi compito gravoso a se stesso e agli altri, sopravvive insomma alla propria morte. Lo esortano allora a non porsi in capo di prolungare ancora quella peste funesta e, già che la sua vita non è che tormento, a non esitare a morire. Anzi, fiduciosamente si liberi lui stesso da quella vita amara, come da prigione o supplizio. Ovvero consenta di sua volontà a farsene strappare dagli altri. Sarebbe questo un atto di saggezza, se con la morte troncherà non gli agi ma un martirio. Sarebbe un atto religioso e santo, poiché in tal faccenda si piegherà ai consigli dei sacerdoti, cioè degli interpreti della volontà di Dio. Chi si lascia convincere mette fine alla vita da sé col digiuno, guarda caso, ovvero si fa addormentare, ditemi voi come si chiama, e se ne libera senza accorgersi, ma nessuno viene levato di mezzo contro sua voglia, né allentano l'affetto nel curarlo. Morire a questo modo, quando lo hanno convinto della cosa, è onorevole. Altrimenti chi si dà la morte per motivi non giusti agli occhi dei sacerdoti e del Senato non lo ritengono degno di essere seppellito, eccetera. Perché? Aspettate ad applaudire però. Perché la Chiesa ha accettato questo testo e io non lo accetto? È questo il problema che vi lascio in eredità. Mi piacerebbe che si alzasse qualcuno che gridasse il perché. Nessuno l'ha scoperto ancora? Perché a esortare il malato a farsi strappare da questa vita devono essere i sacerdoti. E questo è il problema per cui questo testo non è stato condannato, non è stato escluso. Io lo ammiro questo testo, non lo condivido ma lo ammiro. Lo ammiro perché è del 1516 e allora era veramente qualche cosa di forte. Ma perché noi oggi dobbiamo rifiutare questo? Perché non devono essere i sacerdoti a dirci quello che dobbiamo fare in coscienza. Noi attraverso i secoli, per avanzamento, per maturazione della nostra coscienza, siamo arrivati a dire che non deve essere nessuno che ci persuade a evitare cure invasive, ma siamo noi che a quel momento vogliamo, o direttamente, se abbiamo la mente lucida, o per interposto testamento, siamo noi che dobbiamo persuadere i sacerdoti e i magistrati a farla finita con una vita che non è più vita. Ecco il problema. E allora il mio interrogativo è questo, e lo lascio a voi, appunto, come non ho una risposta chiara, c'ho però l'interrogativo. Perché la Chiesa lascia passare un testo così?
perché una certa parte della Chiesa, Camilleri l'ha anche detto, certi vertici, il Vaticano, una pattuglia dell'Opus Dei che ha conquistato dopo il Concilio i vertici della Chiesa, emarginando gente come il Cardinal Martini, come Tettamanzi, centinaia di teologi, di pensatori, Hans King e così via. Non la voglio far lunga perché avete fame, volete andare a cena, forse poi dopo di me ho visto persone autorevolissime per proseguire. Perché questa pattuglia, questi vertici della Chiesa hanno avuto il potere di amministrare il loro potere alla nascita e alla morte. Quindi se la legge che si fa dicesse che tocca alla Conferenza Episcopale Italiana o ai suoi emissari stabilire che cure si devono fare, la legge passerebbe, perché rimarrebbe questo potere sulla vita nei suoi estremi. Di fatto la pastorale della Chiesa si è accorta che la gente diserta il culto, diserta la pratica religiosa, ignora, anzi sbeffeggia l'etica sessuale considerata come impositiva dalla morale ufficiale della Chiesa. Accortasi di questo vuoto nell'età della maturità, tiene i due estremi dei segmenti, l'embrione e il momento del trapasso. Questa è una cosa da cui voi, da buoni medici, dovete curare questa gente, vi prego, perché io sono stato di loro e abbiamo condiviso la ricerca, abbiamo salutato quando Papa Giovanni ha detto che le novità che vengono dalla modernità non sono delle cose demoniache, ma sono segni dei tempi, di una libertà che si espande, di una coscienza che diventa matura, che non ha bisogno di stampelle, che non ha bisogno continuamente di qualcuno che ti dica che cosa devi fare. Di fronte a questo Papa Giovanni ci ha aperto e ha voluto una consultazione generale, un concilio, che poi è rimasto sepolto dentro dei documenti, i quali vengono interpretati in un modo bigotto. Allora bisogna che questi fermenti crescono e che venga posto questo interrogativo. Andate, chi di voi ha ancora la cattiva abitudine di andare in chiesa o di andare dal confessore, vi prego, mettetegli questa domanda davanti agli occhi: ma voi volete la legge o volete la coscienza? E questo è l'interrogativo che vi lascio.